Allora, buongiorno, vediamo facciamo un ripasso su Meccania in previsione, diciamo, della verifica di questa settimana. Vediamo, diciamo, un'idea di come saranno gli esercizi di questa verifica. Saranno simili a quelli che avete già visto l'altra volta, soltanto magari questa verifica, essendo la seconda, viene richiesto un po' più di ragionamento. O meglio, delle volte quello importante nello svolgimento di una verifica è saper cogliere nel testo le informazioni che vi vengono fornite, va bene? Cioè, se voi avete un esercizio in questa maniera, va bene, in cui avete un'asta che ruota, qual è, diciamo, l'informazione che voi dovete catturare? Cioè, qual è secondo voi, in questa ipotesi d'esercizio, lo scopo? Cioè, voi che cosa dovete andare subito come un detective, vero? A scoprire qual è l'informazione che voi dovete assolutamente tirare fuori da un esercizio di un'asta che ruota, che parta da fermo, no? Dove è legata la cerniera, da dove Vabbè, deve essere quindi tipo di messa. vincolo, va bene? Che in questo caso è una cerniera e I quindi. gradi di libertà. Ma questo va bene. Allora, gli esercizi che voi vedrete sono tutti. Allora, giusto per non complicarvi la vita, sono tutti a un grado di libertà e sono tutti monocomponente, cioè c'è solamente un oggetto che si muove. Non vi ho messo, almeno in quest'anno scolastico, sistemi articolati. Perché giustamente ho visto anche negli anni passati che per catturare molto non catturo niente. Allora, ho preferito consolidare bene le conoscenze dei movimenti dei corpi rigidi senza voler penalizzare questo tipo di apprendimento. È chiaro che in una logica scolastica non sarebbe male studiare anche questo. Non solo un componente, ma un componente. Un altro componente, vediamo se sapete dirmi che tipo di movimento è questo. A cosa assomiglia questo movimento? Dove abbiamo un'asta rigida, scusate, un'asta che ruota, due cerniere, un'altra asta, una cerniera e una guida che scorre in questa direzione che è assiale rispetto a qui. Quella della piena del pistone. Perfetto. Noi dovremmo studiare questo a livello cinematico. E questo è un sistema che ha uno, due, tre componenti, va bene? Questi sono tre componenti, quindi in tutti i gradi di libertà sarebbero 3x3, ognuno ha 3 gradi, 9. Poi quali sono i gradi di vincolo? I gradi di vincolo sono esterni ed interni. Quelli esterni sono la cerniera, che porta 2 gradi di vincolo, e la guida che porta 2 gradi di vincolo, quindi 2 più 2 e fa 4. E poi abbiamo gradi di vincolo interni, che sono questa cerniera qua e questa cerniera qua, che portano altri 2 e 2 e fa 4. Questo vuol dire che complessivamente io 9 meno 4 meno 4 fa 1, ho un grado di libertà residuo. E a questo punto che vuol dire avere un grado? Vuol dire, per esempio, se io vi assegno questa velocità angolare, per esempio, e vi assegno le lunghezze delle aste, L1, L2, e vi assegno un angolo, per esempio questo, potreste essere in grado di trovare tutti i parametri cinematici degli asti, cioè la velocità di questa. No, Perché sono uguali. perché va studiata a livello cinematico, è un po' più complessa. Cioè dovrebbe dire, mi trovate la velocità di A, la velocità di B, la velocità di C in un punto messo a caso dell'asta. Dovreste essere in grado di trovare queste velocità e le accelerazioni. Capite bene che qui le cose si complicano. Allora, io quest'anno, giusto per
non appesantire troppo, mi accontento dello studio del monocomponente. Certo, dovrò poi vedere come fare ad arrivare da qui a qui. Però è chiaro che per fare questo passaggio io mi strascio dietro tutta la classe, cioè se ne rimane 5 attaccati, se va bene. E quindi quest'anno però ho scelto di rimanere un po' più in superficie, non affondare troppo il colpo, però questo lo devo portare a casa. Cioè se vi do il singolo componente dovete riuscire a me quella a studiarlo bene. Però diciamo l'obiettivo sarebbe questo, studiare questo. Studiare questo per esempio. No, probabilmente devo abbandonarla questa idea, perché perdo mezza classe, ne perdo di più. Non posso perdere il 50% dei ragazzi che comunque hanno voglia di studiare. Cioè se mi rendo conto che c'è un ragazzo che non gli frega nulla, non è colpa mia, ma se c'è un ragazzo che mi può seguire io lo devo aiutare. Non posso abbandonarlo perché fa cose troppo e lui ce la fa. Certo, magari sarifi un po' più quello che potrebbe farlo, ora guarderò come trovare una mediazione. O alla fine dell'anno fo degli approfondimenti su questi argomenti per chi ha voglia di farli fuori dal contesto della valutazione, cioè non come requisito minimo. Certo. Sarebbe da fare, perché comunque serve capire cinematicamente come studiare questa cosa. Però capite bene, se io avevo un compito qui ne perdo non mezzi di più, li strascio. E allora mi sembra giusto una classe che comunque sta lavorando, perde mezza classe perché fa una cosa che magari è troppo difficile. È una scelta magari, no? Appunto, intanto mi accontento, poi dopo se ce la faccio, la classe mi segue in questo qui, prova a fare il passo, certamente se uno non mi fa bene questo non è che lo condanno a bocciare, non gli do, cioè capito, magari lo uso per dargli 10, però ora vedremo. Ora intanto portiamo avanti le cose che mi sono dato come standard e poi magari proviamo a fare questo approfondimento. E comunque è interessante perché siamo in un istituto tecnico. Ieri uno mi diceva, ma qui siamo al liceo tecnico, io l'ho detto dal primo giorno dell'orientamento e questo non è più semplice di un liceo, l'ho sempre detto, fatto per bene comunque è una scuola che richiede grandi capacità di ragionamento e grandi voglia di studiare, non si può portare avanti certi argomenti studiando in maniera discontinua, vero? Proprio perché questo ovviamente porta dietro tutta una serie di complicazioni, va bene? Allora, torniamo al nostro esercizio. Voi avete questo esercizio. Qual è l'obiettivo, secondo voi, leggendo il testo, che voi dovete scoprire? Quali sono le informazioni cinematiche che un esercizio in questa maniera vi richiede di determinare? Sì, ma quale tipo di velocità? Tangenziali. Sì, ma quale? Magari ve la dà lui questa. Cioè voi qual è l'obiettivo e poi con quello trovate tutto. Qui si parla di... Allora, i punti di questa asta come si muovono? Di moto? Circolare. In un moto circolare quali sono le informazioni ritenute fondamentali? Cinematiche. Velocità angolare e come si chiama? Angolo percorso, cioè accelerazione angolare. Quindi voi l'obiettivo, leggendo il testo, se non è esplicitamente dato, è riavare queste due informazioni, va bene? Quindi voi leggendo il testo, controllando le informazioni che avete, dovete riavare queste due grandi caratteristiche, l'omega. Tu sei arrivato ora, ieri già allora. Nell'entrata tanto alle 9, non ti posso mettere prima, non ti posso accettare in classe all'8:30, ti posso stare in classe, ti posso stare in caldo, ma fino alle 9 non ti posso accettare. Ma non è che lo dico io, lo dice la legge. Ti accetto in classe, ti permetto di seguire la lezione, ma non ti posso ammettere prima. Beta è ovviamente l'altra caratteristica che devo scovare. Se il moto non è uniforme, se è uniforme ovviamente mi basta l'omega. Una volta io ho determinato queste due grandezze, sono a posto, ho finito il mio progetto, e diventa solo un'applicazione di formule. Chiaro? Quindi, l'obiettivo quando voi svolgerete l'esercizio venerdì è arrivare a questo. E come ci si arriva a questo? Ci si arriva attraverso capire la grandezza che vi viene data e tradurla alla formula in relazione a questo. Perché nella formula avete in relazione la grandezza tangenziale, la grandezza angolare e un raggio.
che qui è chiaro qual è, no? A seconda dove si trova il punto, il raggio è facile, va bene? Quindi questo è fondamentale, ok? Attenzione a che grandezza avete, se avete una grandezza radiale, una grandezza tangenziale, qui si parla di accelerazione, perché come sapete la velocità è solo tangenziale, quindi mette in relazione la grandezza con le grandezze, la grandezza cinematica che avete con la grandezza angolare, chiaro? Questo è un po' l'esercizio, va bene? Altro qui, sinceramente, su questi esercizi, ora non vi possono fare l'esercizio burro, però insomma l'ho già un po' spiegato, quindi voi dovete essere in grado di ricavare dalle informazioni che vi vengono date queste grandezze. Una volta avete questi, a momento vi metto un punto qui, con questo in mano, un gioco da ragazzi, trovare l'accelerazione radiale, l'accelerazione tangenziale, l'accelerazione tangenziale, perché avete omega B, avete la formula e la calcolate, va bene? Se conoscete la distanza OB è un gioco da ragazzi. Bene. E questo è l'esercizio 1. L'esercizio 2 forse è l'unico caso di un doppio sistema che si muove, di due componenti che si muovono, è il caso, diciamo, su cui noi lavoreremo tanto anche il prossimo anno, già lavoriamo un po' a disegno, già con gli argomenti che faremo successivamente, è un po', diciamo, il nostro sistema meccanico di partenza, vero? Vediamo se intanto pensiamo già a pensare anche alle cose applicative. Allora, quindi andare anche un minimo di laboratorio, una materia che comunque è un po' più difficile fare laboratorio, perché comunque fare laboratorio o meccanico vorrebbe dire avere macchine che si muovono a disposizione, cose che capite bene, forse con i video ci possiamo aiutare, ma certamente è un po' più complesso da un punto di vista operativo farvele vedere fisicamente. Allora, proviamo a vedere una vostra fantasia, a pensare a un componente meccanico dove effettivamente si usa questo cinematismo, cioè si sfrutta questa proprietà, cioè di prendere il movimento da una ruota e di passarla a un'altra ruota, magari di dimensione più grande. Scusa? Il cambio di una moto. Il cambio di una moto. Il cambio di una moto. Gli orologi grandi. Anche gli orologi, ma non grandi, anche quelli piccoli, magari in dimensione diversa, però ci sono due ruote diverse. Per esempio, a chi sono collegate queste due ruote nell'orologio? Proviamo a pensarci. A chi è collegata la ruota più grossa e a chi è collegata la ruota più piccola? La ruota più grossa è collegata alla ruota più piccola e fa girare la lancetta. Qui. A quale lancetta è collegata la ruota più piccola e a quale lancetta è collegata la ruota più grande? La più piccola a quello di secondo. Bravo, bravo Francesco. Vedi se tu stai attento, questo ragazzo ha già una buona intuizione meccanica. Peccato che tu abbini a questa intuizione un po' d'attività studio, perché purtroppo il brutto delle nostre materie è questo, cioè sì, ci vuole intuizione, ma soprattutto ci vuole studiare, perché se tu studi, anche se tu intuisci, tu ci arrivi piano piano, se tu intuisci tu ci arrivi prima, c'è bisogno di studiare meno, ma comunque studiare bisogna studiare, però questa è un'ottima intuizione, vero? La lancetta dei minuti è la ruota piccola, la lancetta delle ore è la ruota grande. Che rapporto di ora ti fa una domanda un po' più difficile, qui si comincia a vedere l'importanza dello studio. Che rapporto di trasmissione c'è in queste due ruote tra la lancetta dei minuti e la lancetta delle ore? Che relazione c'è? Che rapporto di trasmissione c'è? Tra la lancetta dei minuti 60 o non mi ricordo, non mi viene. Quando la lancetta dei minuti fa, mi passa tutte 60, sì. Quindi salta una pacca. Quindi il rapporto della missione ci vuole? 61. Capito? Sì. Ok? Perché una fa un giro, quell'altro ne fa 60. I secondi ne fa 60 giri, la ruota dei minuti, scusate, la ruota dei minuti fa 60 giri. E quella dell'ora fa 1. Quella dell'ora fa un giro, va bene? Sì. Poi chiaramente traduce questo in un movimento angolare che chiaramente è parzializzato, va bene? Ok, no scusate, ho detto una bischierata. E uno, allora quella dei minuti fa un giro, cioè deve fare 24 giri perché quella delle ore faccia, è un rapporto 1 a 24. Ah, sì. Perché fa? Perché le sante un giro completo fa un'ora, ne deve fare, no scusate, 12, ora 12. Perché ovviamente l'orologio è parzializzato a 12 ore, va bene? Quindi il rapporto è 1 a 12. Ah,
quella minuti fa un giro, quella dell'ora per fare un giro completo ci deve mettere 12 ore, quindi 12 giri di minuti. Il rapporto 1 a 12, va bene. Comunque, ok, quindi abbiamo già detto che il rapporto di trasmissione è quindi il rapporto fra cosa? Fra il... Questo, questo valore è fondamentale. Tra due velocità angolari. Perfetto. Oppure anche fra due, l'ultimo, grandezza cinematica angolare. Accelerazione. Fra le due accelerazioni angolari, va bene? Quindi questo 12 vale sempre, vero? Io potrei scrivere che tau, che è il rapporto di trasmissione, mette in relazione i due diametri. Che è quel segno? Tau è un simbolo greco, è il T italiano. Alcune grandezze angolari o con alcune grandezze, alcuni parametri meccanici utilizzano le lettere greche, come per esempio l'alfa, che è l'angolo, l'omega, che è la velocità angolare, il beta, che è l'accelerazione angolare. Sono lettere greche, va bene? Quindi le grandezze angolari, spesso per non sbagliarle, o le grandezze lineari, si usa lettere greche. Ok, poi abbiamo altre lettere, useremo, sono il gamma, il teta, sono tutti angoli prevalentemente questi, va bene? Ok, quindi il rapporto di trasmissione è il rapporto dei diametri, attenzione, di 2 su di 1, mentre quelli, le grandezze cinematiche sono invertite, è omega 1 su omega 2 o beta 1 su beta 2. Ora, premessa, qual è la condizione cinematica, qual è, diciamo, la condizione che avviene, che viene sempre stabilita nella definizione iniziale, va bene? Perché effettivamente possiamo parlare di questo. Quando è che vale questo? Quando c'è la rotazione pura. Quindi, cosa vuol dire rotazione pura? Rotazione pura... Quando C è fermo. Quando C non slitta. Quando il punto di contatto è fermo. Quando il punto di contatto è fermo, non slitta, va bene? Che vuol dire questo? Vorrebbe dire, se detto l'altra volta, è la velocità di C come appartenente alla ruota, supponiamo che questa ruota io sì, sapete, nei moti rotatori va all'incontrario, va bene? Nel contatto puro, a differenza del contatto con cinghia, qui si inverte in moto, uno va orario e uno antorario. Abbiamo detto che VC appartenente alla ruota 2 deve essere uguale a VC appartenente alla ruota 1, affinché il punto C sia un punto di contatto e non slitti, che stia fermo, ok? Chiaramente, se io suppongo vero questo, dico VC come appartenente alla ruota 1 è uguale come VC appartenente alla ruota 2, e analogamente l'accelerazione di C appartenente alla ruota 1 è uguale all'accelerazione di C appartenente alla ruota 2, ovviamente tangenziale, perché, attenzione, per radiale no, non è vera, solo tangenziale. Sostituisco valori e vedo che omega 1 per il raggio di 1 mezzi è uguale a omega 2 per di 2 mezzi. Chiaramente in mezzi mi va via e ho appunto che il rapporto di omega 1 su omega 2 è uguale al rapporto fra D2 e D1. Quindi torna a bomba quello ci siamo detti prima, vero? Che sono invertiti i rapporti, va bene? Analogamente lo posso fare per le accelerazioni, beta 1 per il raggio è uguale a beta 2 per il raggio, e mi viene lo stesso discorso, che beta 1 su beta 2 è l'opposto dei diametri, va bene? Ok? Semplificando i due e facendo rapporti, dividendo tutto per D1, va bene? Per D1, B2. Ci siamo? Sì. Questo è l'elemento fondamentale di questo esercizio. Quindi voi, quando vedete questo esercizio, anche qui, cosa dovete andare a determinare, a scovare subito? Accelerazione. Se slitta. Quale? Accelerazione velocità come? Tangenziale punto C. Oppure qual è la... Tangenziale radiale.
guardandole. Quelle sono le, quello vi viene chiesto dopo. Cosa dovete andare a scovare in questa? Sempre. Sì, 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 velocità, velocità, accelerazione e quale? Angolare e accelerazione. Dovete andare a trovare le valori angolari. Angolare, sì. Quando c'è un corpo che ruota, sempre il valore angolare, perché una volta che trovate l'angolare, il valore tangenziale o radiale è una mera applicazione della formula. Prof, io non ho capito bene però l'ultimo parte. Questo? Sì. È un diviso. Qui ho diviso per B2 di 1. Perché? Di 1 per 2 è raggio. Il D1 si semplifica, il B2 si semplifica e rimane D2 di 1. Ok. Ok. Allora, quindi, quando voi vedete questo esercizio, l'obiettivo vostro è determinare, se non è esplicitamente dato, omega 1, beta 1, omega 2, beta 2. O attraverso le conoscenze dell'accelerazione del punto C, o attraverso il rapporto di trasmissione, o come spesso capita attraverso la, come si determina l'omega 2, l'omega 1, l'omega 1? Cosa, quale equazione si usa in questi esempi? Quale equazione si usa per determinare uno delle due caratteristiche cinematiche angolari? In questi esercizi cosa dovete andare a trovare per prima cosa? Per trovare un omega 1 B1, un omega 2 B2? Il tempo. Okay. Il tempo in relazione a queste grandezze attraverso quale equazioni? Qual è l'equazione che lega queste grandezze? Prima equazione della cinematica. Bravo. Le equazioni della cinematica, vero? Quindi, in questo esercizio che voi lo trovate, spesso usate il tau per trovare che cosa? Il tau a cosa ci serve? Per trovare che cosa? Il tau che cosa ci permette di trovare? La tu ce l'hai. O tu ce, se tu ce l'hai già, o tu lo devi trovare. In caso l'omega o il beta. Cioè, l'omega del... Solitamente il tau si serve per trovare che cosa? Una grandezza geometrica, non una grandezza cinematica. Il raggio. Quindi il tau solitamente ci dà il raggio e il diametro di una ruota mancante. L'omega 1 o l'omega 2, la coppia di valori, vero? Perché io quando ho il tau e ho per esempio una coppia di valori, l'omega 1 e l'omega 2, l'omega 1 beta 1, posso trovare anche l'omega 2 beta 2. No. Ci siamo? Cioè con l'una trovo l'altra, va bene? Va bene? Quindi con l'uno posso trovare l'altro. Va bene? Ci siamo? Quindi riapitolando, con il tau, con il tau determina una condizione geometrica, quindi o il diametro o il D1 e il D2. Con la cinematica, con la prima e la seconda equazione, ricavo una coppia di valori, o l'omega 1 B1 o l'omega 2 B2, va bene? Ci siamo? Ci siamo o no? Come si fa poi a passare dall'omega 1 B1 all'omega 2 B2? Con il rapporto di trasmissione. Va bene? Bene. Questo sarà più o meno l'esercizio 2. Quindi, attenzione quando usate l'equazione della cinematica nella ruota dove conoscete come si muove, quando mettete l'equazione della cinematica è questa. A capire cos'è alfa. Innanzitutto alfa, come lo devo scrivere? In? Qual è l'unità di misura? 2 pi greco. In? Quindi in? Un giro. Ma a parte se metto un giro, due giri, ma in generale l'angolo me lo devo mettere in? In? Sì, ma qual è? In? Lo sento di. Vai. Radianti. Quindi se è in gradi bisogna passare in radianti, va bene? Sapete come si fa a passare da grado a radianti? Sapete come si fa a calcolare? Da come proprio? Poi quando avete i gradi per trovare i radianti dovete fare un'operazione, una proporzione. Chiaro? Dite, il grado, mettiamo a 3 gradi, 30 gradi, sta ai radianti, che è l'incognita, come, di qua ci mettete quello noto, chiaro?
Qual è una grandezza 90 gradi? 180 gradi. Corrisponde a quanti pi greco 180 gradi? 3,90, 1, quindi pi greco, un pi greco vorrebbe di pi greco, va bene? E cos'è la 30? Mettiamo che vuoi sapere 30 gradi a quanti radianti corrisponde. Comunque l'angolo. È l'angolo in gradi, per arrivare a trovare il radiante. Prof, ma così, l'equazione di ultimo del cinema, alla fine non è che è la seconda? Sì, sì, sì. Giusto, bravo. Allora, quindi una volta impostata la proporzione, va bene, il prodotto degli estremi per il prodotto dei medi viene che x è uguale a 30 per pi greco fratto 180, va bene? Ci siamo? Questo x, se non è dato radianti, lo dovete mettere qui, va bene? Questo x che troverete, se non avete direttamente radianti, lo dovete mettere al posto di alfa. In alfa non ci dovete mettere l'angolo, ci dovete mettere radianti. E però quando si fa il calcolo si sostituisce. Se vi dice due giri, sapete un giro quanti radianti sono. 2 pi greco fa 4 pi greco. Perfetto. Va bene? Sì. Mi raccomando, non mettete mai l'angolo, non mettete 360 gradi per due giri, va bene? Mettete sempre il valore in radianti, quei pi greco. Un giro è 2 pi greco e via dicendo, va bene? Bene, poi anche questo esercizio solitamente è fatto. La difficoltà è questa: una volta avete diramato l'equazione della cinematica, la prima e la seconda, a seconda se avete la velocità finale o il tempo in cui può percorrere un certo numero di giri, applicate l'equazione della cinematica e la riavate, va bene? Se avete il tempo e lo spazio, cioè il numero di giri, vi viene disaccoppiate le due equazioni e vi danno il tempo e l'accelerazione, vi danno la velocità finale e l'accelerazione. Se non avete, se avete la velocità finale e lo spazio, non saranno disaccoppiate, dovete fare il sistemino, riavare dalla seconda l'accelerazione, metterlo nella prima e trovare il tempo, poi sostituire nella seconda e trovare l'accelerazione, va bene? Però è sempre un sistema di due equazioni della cinematica angolari, bene? E questo è il secondo. Vediamo ora il terzo. Il terzo parte dal presupposto della rototraslazione, che è un'altra caratteristica importante che ovviamente in meccanica si trova spessissimo, vero? Dove si trova un esempio di rototraslazione? Una rototraslazione. La ruota di una macchina, va bene, quindi l'avanzamento di un veicolo sulla strada, se non ci fosse questa legge, la rototraslazione, questo tipo di movimento, la macchina che farebbe? Sarebbe ferma lì. Sarebbe ferma lì. Eh? Sarebbe uguale anche una cinghia su... No, la cinghia sulla macchina è un altro concetto. La cinghia sulla macchina è il concetto che si è visto prima, è del contatto senza strisciamento. Non è, non è una rototraslazione, perché la cinghia su una puleggia è comunque una rotazione pura. Non è una rototraslazione. La rototraslazione è una combinazione di due moti in cui la ruota ruota e trasla. Per fare questo esercizio ci dobbiamo ricordare due concetti fondamentali della rototraslazione. La prima è il fatto di prendere il punto di contatto, che è l'elemento fondamentale di questo studio. E che cosa succede intorno a questo punto di contatto? Questo punto di contatto prende un nome particolare, e poi ora ve lo dico perché non ve l'ho mai detto. Questo, diciamo, è il filo conduttore di tutto lo studio cinematico di tutti i sistemi meccanici, anche articolati, anche quello abbiamo visto prima. Anche quello abbiamo visto prima, naturalmente passa da questo concetto. Andare a scovare, quando c'è un grado di libertà, si va a cercare questo punto, perché questo è un punto privilegiato. Che cosa succede intorno a questo punto C? Ci riportiamo a un caso semplice della cinematica, ci riportiamo a un modo semplice della cinematica. Cosa succede intorno a questo punto? Perfetto, si gira tutto attorno a questo punto. Quindi io, una volta ho determinato che cosa riguarda il moto rotatorio, le
due grandezze cinematiche, sono a posto, perché una volta c'ho l'omega e il beta, tutti i punti ruotano intorno a questo punto C. Cosa mi manca per trovare la velocità, per esempio, tangenziale in questo punto C quando c'è l'omega e il beta? Mi basta trovare il diametro, il raggio, vero? Cioè, una volta trovato il raggio, sono a posto. Moltiplico per questa costante, il raggio chiaramente non varia. Perché non vediamo se siete bravi. Perché io ando a trovare il raggio è sempre quello durante il moto. Qual è l'ipotesi che abbiamo fatto che ci permette di dire che il raggio non varia nel tempo, ma che rimane costante? Cioè, quando questo ruota, perché questo oppo mantiene il raggio costante? Perché è corpo rigido. Bravissimo, perché è corpo rigido. Perché se questo oppo si deformasse, non avrebbe una rototraslazione, avrebbe un moto complesso da trovare, vero? Invece, come è rigido, la distanza dal punto di contatto rimane uguale, va bene, istantaneamente. Poi chiaramente punto per punto varia, perché quando va in cima è più distante, però istantaneamente è costante. Quindi posso permettermi il lusso di usare questa costante per calcolare direttamente le grandezze cinematiche che voglio, come la velocità tangenziale, l'accelerazione tangenziale e anche l'accelerazione radiale. Trovo tutto, esplicito cinematicamente il mio problema. Quindi l'obiettivo del mio problema è scovare l'omega, scusate il beta, ormai l'ho definito blu, e scovare l'omega intorno a C. Però in questo studio abbiamo fatto una scoperta meravigliosa. Che scoperta meravigliosa abbiamo fatto? Che vabbè, questo si è detto. Qual è l'altra scoperta abbiamo fatto? Che vale solo per questa, che questo omega e beta abbiamo trovato appartengono anche all'altro punto della ruota. Quale punto appartiene? Il punto centrale. Al? Il punto centrale. Il punto centrale si chiama? Baricentro. Va bene? Allora stanno a seguire tutte le lezioni, è grande. Quindi vuol dire che è uguale a questo omega qui, è uguale a questo omega qua. Sì. Va bene? E a questo beta qua. E quindi ho questa grande scoperta, vero? Perché io a questo punto ho tutto in mano. Ho veramente scovato tutto. Ho l'omega, ho tutto. Se so la macchina, la ruota a quanta velocità gira, posso rilevare la velocità che gira intorno a C. Chiaro? A quel punto so C, so che tutti ruotano intorno a C. Quindi determinare per esempio la velocità di A è una cavolata. Conosco l'omega, conosco il beta, se vuoi trovare la velocità tangenziale di A, come faccio? Sedettore. Raggio per 2 per? Per velocità per l'omega. Per l'omega, o per il beta, va bene? Sì. Se invece vuoi trovare la velocità di C, è banale, come faccio? Per raggio. Per raggio. Chiaro? Sì. Quindi no, diventa tutto banale. Il coso, come si chiama? Accelerazione angolare e velocità angolare di C è uguale a velocità angolare, perfetto, solo nella rosa traslazione, sì. Yeah. Di sì. Va bene? Di G no, proprio di G no, sì. Sono tutti uguali, quindi questo è importante. L'altra cosa importante, quando vi viene chiesto, no, che la ruota deve percorrere un certo spazio, per esempio a B, chi è che deve percorrere questo spazio? Il punto A? Il punto C? G. Quindi è come fare un moto rettilineo del punto G, siccome G non cambia questa ruota G o rimane sempre la stessa ruota? G rimane sempre lì. È una caratteristica, no? Cioè, vi fa una domanda, vediamo se. Cioè, perché G deve rimanere sempre a quella ruota? Che cosa rappresenta? Lo si è detto, in questo sistema la ruota che roto trasla, quanti gradi di libertà? Residui. Uno. Perché ne ha uno? Perché di fatto la ruota ha quanti gradi di libertà nello spazio? Perché cioè, il G rimane sempre lì perché lì c'è il vincolo. È un vincolo di roto traslazione. Il vincolo di roto traslazione fa sì che un solo grado di libertà che è in moto di G
a distanza stante al pavimento. È una caratteristica della cinematica. Cioè, al momento io impongo la ruota traslazione, è come dicessi che questa ruota ha due vincoli. Ha un solo grado di libertà, è quello di mantenere il baricentro a distanza ostante da pavimento. E questo io ne fo un gioco, perché dico, la ruota deve percorrere il tratto AC. Come fa? Basta a vedere G in moto di G. Ora, io una volta ho trovato il moto di G, quindi per esempio la sua velocità G, la velocità di traslazione, perché G, ricordatevi, non ruota, G trasla e basta. Ruota istantaneamente, ma di fatto lui trasla. Chiaro? Sì. Quando ho trovato VG a G, cosa posso fare con queste due grandezze per arrivare a quelle che mi servono a me? Omega e beta. Le posso trovare? Eh? Chiaro? Quindi una volta ho VG a G, e VG a G da dove le determino? È un moto rettilineo. Da quale equazione le determino? Di cosa? Della? Non la seconda, anche la? Dall'equazione della Cine? In questo caso non angolari, ma le tradizionali, vero? S uguale S0 più V con 0 più un mezzo A per T e V uguale a V con 0 più A per T. Attraverso queste due applicate il baricentro, quindi ci metto un G. Va bene? Perché sono non puntiformi, ma del baricentro e basta. Queste valgono per il baricentro, non per tutti i punti. VDA è diversa da VDC. Come sarà VDA rispetto a VDC? VDA rispetto a VDC? Angolare. Proprio angolare. Come sarà VDA rispetto a VDC? Se detto VDA ora. Sarebbe, no. Se detto no, ora. VDA sarebbe tangenziale. Sì, no, ma VA, rispetto, la VG è sempre tangenziale, no? Così come è sempre tangenziale rispetto al moto intorno a C. Sono tutte tangenziali. Questa VG rispetto a VA, com'è? VG rispetto a VA? Sì. O meglio, VA rispetto a VG. VG aspetta un attimo. VA intorno a VG. Come sarà? Oh, ragazzi, ho fatto una spiegazione. Com'è VA rispetto a VG? Entrambi ruotano intorno al punto C. Affogate? È il doppio, va bene? Io non avevo visto. Battetele bene le parole, perché... Ok, è il doppio, perché è doppia la distanza da C, va bene? Sì. Ok? Quindi, riapitolando, determino VG a G dallo studio cinematico del problema. Poi, una volta rilevato VG, rilevo omega e beta, a quel punto sono in grado di calcolare tutto quello via del problema, l'accelerazione angolare, l'accelerazione tangenziale di A, l'accelerazione radiale di A e tutto quello di B. Va bene? Sì. Bene. Vediamo l'ultimo esercizio. L'ultimo esercizio è un esercizio non difficile, sfrutta un po' gli stessi concetti, con la sola differenza che collega due ruote e si muovono, vero? Collega due ruote e si muovono. Quando io ho due ruote e si muovono, al di là che si muovono in un piano orizzontale o in un piano che sta così o in un piano che sta così, non è questo che fa differenza, va bene? Quando sono collegate rigidamente da un'asta, sono sempre ruote che rototraslano, va bene? Quando io vincio anche, quindi rototraslano su un piano o su un piano inclinato, al momento voi vedete la rototraslazione, cosa dovete fare subito? Dovete posizionare il punto di il punto C, il punto di contatto, il punto di contatto Q1 Q2, vero? Poi capire il vincolo in asta rigida che collega vari centri,
il rosso. Bene? Quindi al momento io ho G1 e G2, baricentri, e sono collegati a un'asta rigida. Che conclusione potete trarre voi? Questo no, un errore che non lo fate. Quello no. Hanno diametri diversi le ruote. Le velocità sono uguali. Quale velocità? Non angolari. Attenzione ragazzi, perché quella è il gioco sbagliatissimo. Quindi qui si può dire se questo punto è, si può sbagliare, ora si può sbagliare, basta capire. Allora, se io vi ho punti si muove lungo questa direzione, sempre istante, e VF si muoverà lungo quest'altra direzione. Come se lo trae? Traslano su due rette diverse, va bene? Vi torna? Perché le ruote non sono uguali. Vi torna? Sì. Però di sicuro se G1 percorre qui un metro, siccome questa distanza deve rimanere uguale, perché la ruota non si deforma, anche questo deve fare un... Anche lo spazio percorso è uguale. Siccome percorre lo stesso spazio, nella stessa unità di tempo, perché se no l'asta si piega o si rompe, chiaro? Cosa vuol dire se devono percorrere lo stesso spazio? A livello cinematico, le velocità di VG1 rispetto a VG2 come devono essere? Uguale. Affermato questo, siete a posto. Chiaro? Sì. Studiate cinematicamente questa, o questa, a seconda di dove conoscete lo spazio che deve percorrere la ruota. Vi torna? Una volta determinato il VG1 che è uguale a VG2 e la G1 che è uguale alla G2, per trovare l'omega 1, l'omega 2, il beta 1, il beta 2 e l'omega 2, va in funzione al che per le due ruote è diverso. E quindi anche loro sono diversi. Una volta determinati questi, potete determinare per il punto L e per il punto M le grandezze cinematiche residue. Chiaro? Vi torna? Tutto chiaro? Sì, sì. E questa sarà la vostra verifica, eh? Sì. Nei termini che vi ho detto. Un po' più semplice così. Sì, sì, sì. Ma lì c'è scritto proprio M2 o c'è il... Dove l'M2? Sopra il G2. Cioè non capisco se c'è scritto M2. C'è due lettere, L e M. Mettiamoti di A. Trovami la velocità di punto L, l'accelerazione di punto L e di punto M. Ma anche c'è il cursore che sembrava... A quel punto, una volta tu hai l'omega 1 e l'omega 2, beta 1 e beta 2, trovare una velocità in L è una lavorata, basta tu conosca il diametro, va bene? Ma questo nella realtà cosa questo prof andrebbe a essere quello che abbiamo il vento tra la vapore le ruote? No, perché sono di diametro uguale. Allora, questo serve semplicemente per vedere se uno sa, ha capito bene il concetto della traslazione per consolidare un po' la conoscenza. Chiaro? Per consolidare la conoscenza e la traslazione. Bene.